Mo ciao, mo ciao a tutti, mo ciao! Mi avete aspettato, dite la verità, mi avete aspettato? Mo certo che mi avete aspettato! Ma certo che mi avete aspettato! Ringrazio tantissimo tutti coloro che ricondividono i video che io stessa condivido di altri rifugi, di altre associazioni, di altri volontari, perché? Ma certo, perché riusciamo a far adottare i cani. Ciao Ambra! Buongiorno! Ma ciao tesoro! Come stai? Ecco, esce la Emma, così non è... Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti, ciao, anche Fiore! Buongiorno! Stavo dicendo, c'è una nostra amica che si chiama Vincenza, il loro cagnolotto è morto e molti me lo dicono che non riescono più a prenderne un altro. Quando? Sicuramente tu mi verrai incontro in questo. Se potesse scegliere il cagnolino che se n'è andato sul ponte, direbbe ama un altro perché in quell'altro l'amore arriva anche a me. Sono sicura che direbbe questo. Sì, poi bisogna valutare, come dicevo già nella scorsa live, che il distacco con un nostro cane o gatto, comunque un animale domestico, è una cosa difficile, vero, da accettare. Terribile. Ma dobbiamo anche... Sì, concordo, perché io li ho tutti tatuati sulle mie braccia, i miei cani. Ah. E è una cosa veramente che ancora adesso mi sveglio di notte sentendo le sue unghiette sul pavimento, quindi so che mi viene a trovare. E però io sono dell'idea, voglio essere dell'idea che lui aveva finito la sua missione di vita con me. Mi ha dato tutto quello che poteva darmi, hanno dato tutto quello che potevano darmi, mi hanno insegnato tutto quello che dovevano insegnarmi. Poi il suo tempo è finito perché aveva, qualcun altro aveva bisogno di lui. Io voglio vederla così, mi rincuora tantissimo avere questo pensiero. Non sono mai riuscita, per quanto è atroce, a mettere una croce e dire basta. Ciao Rosanna! A dire basta cani o basta animali, perché arrivano. Cioè, arrivano, è vero. E se arrivano, io sono dell'idea che vanno accolti, perché probabilmente sia il nostro compagno che non c'è più, sia noi stessi abbiamo ancora bisogno di quello. Agostino, ciao! Michele, siete Rosanna, carinissime. Bellissime persone stanno entrando in live. È vero? Perché piano piano poi lo sanno che noi ci siamo a questo punto della settimana e man mano che si progredisce arrivano. Sì, poi l'energia di una live si sente, quindi le persone con la giusta energia arrivano. Oggi facciamo una live sui cani, quindi sull'educazione cinofila. Se avete delle domande o cosa, fatemi pure tranquillamente. Sì, parliamo di pelosi, assolutamente il nostro interesse comune. E l'anima di quel cane, parliamo di cani visto che stiamo parlando di cani, l'anima di quel cane ha finito la sua missione con te, quindi ti ha dato tutto quello che poteva dare, ti ha insegnato tutto quello che doveva insegnarti, la sua missione è finita, quindi va in un'altra dimensione. Io credo alla reincarnazione, quindi si reincarna per andare in una famiglia dove, o in un, da un proprietario dove ha bisogno di lui. Abbiamo tutti uno scopo nella nostra vita, abbiamo delle cose da superare, abbiamo delle cose da insegnare e poi la nostra vita finisce. Da lì, se abbiamo concluso bene, io parlo sia di umani che di cani in questo caso, se noi abbiamo concluso la nostra vita, la nostra anima ha concluso la sua vita nel modo che doveva concluderlo, quindi chiudendo tutti i cerchi e insegnando quello che... È ovvio che poi si va sempre a migliorare. Io sì, confermo che credo che comunque sia il cane, i cani, dopo possono diventare umani, perché è proprio un miglioramento della loro anima. Io trovo che tanti umani dovrebbero tornare insetti, per capire. Così.
ripartire il cerchio, sai che c'è il cerchio delle reincarnazioni. Esatto, non hanno capito bene come va, quindi è giusto che No. tornino insetti, secondo me. Insetti in un momento in cui se li mangiano, quindi ancora meglio così. Proprio se vogliamo. Introduciamo un discorso, perché oggi andiamo un po' a braccio. Ambra è preziosissima, senza la quale io non potrei parlare di Anche educazione, perché io non so niente, cioè te. so quello Però, che sa una mamma di cani. senza il tuo lavoro, quello che fai per i pelosi, non potrebbe neanche esserci questo canale, questo tutto. Quindi un grazie Tutto. enorme va anche a te per quello che fai. Perché io penso che in questo momento storico ancora di più bisogna dedicarsi dalla piccola azione in su al volontariato. È molto importante. Fa bene alla nostra anima, fa bene al nostro percorso di vita, ma fa bene in questo caso anche agli animali, quindi ai cani, che alcuni purtroppo lo sappiamo bene, soprattutto noi che abbiamo fatto volontariato in canile, alcuni ci nascono, vivono e purtroppo muoiono dentro una gabbia del canile, perché magari Amore non santo. sono di taglia piccola come tutti li cercano, perché magari non sono il cane perfetto come tutti cercano. Ma non è giusto perché ogni cane, secondo me, meriterebbe una famiglia. Mo' mi sto commuovendo, scusatemi. Devo stare Meriterebbe. attenta anch'io perché sono a rischio. A rischio, rischio, perché mi vengono Esatto. già davanti tutte le loro faccette. Oddio. Allora, dice Agostino, io ho i cavalli e faccio ipoterapia ai bimbi disabili. Meraviglioso questo, è meraviglioso. Allora, Posso farti una dì, domanda? prego. Solo i bimbi disabili? O anche gli adulti, perché io sto cercando per, scusa, faccio un attimo una premessa per il Ho mio voglia. canale, anche chi fa pet therapy sulle persone adulte. Quindi se lo fai anche sugli adulti, sentiamoci in privato che può essere Mamma mia, importante. sarebbe meraviglioso. Sì, ti ricordi che ti dicevo, Lucia, l'altra settimana che cercavo proprio solo bimbi? Sì. Ok. Sì, scusa. Ha aperto la porta. Aspetta, Sally, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta, visto che domani ho degli invitati, il mio cagnolino può stare chiuso o lo lascio libero? Allora, Cosa deve fare? Quel cagnolino tremendo a cui fa fare di tutto, te lo ricordi il nostro Maurilio 2 volte fa? ricordami la Quel razza. cagnolino è un birbante, la razza birbante. Ah, no, no, io non sono favorevole a chiudere, cioè sì, nel senso che gli invitati in una stanza e lasciare Aspetta. vivo il cane. Anche Sì. io sarei d'accordo su questo, ma non si può perché non possiamo. Quindi ti Arrabbiano. dico, Maurilio, Ok. dipende molto dal tuo cane. Cioè, se il tuo cane comunque sia è abituato ad avere persone in casa, non crea disordine, non crea problemi, eccetera, è giusto che il cane stia in socialità, non va isolato. Poverino. Perché poi cosa succede? Che il cane, quando poi associa. Ok, arriva qualcuno in casa, mi chiudono in una stanza, non è un'emozione positiva, quindi possono subentrare dei problemi col tempo. Quindi il Perché lui cane associa dopo. deve far parte della famiglia. Alla luce di questo discorso qua del chiudere o meno in casa, dicevamo, per sommi capi l'altra volta, che ci vogliono dei ruoli ben precisi, vero? Esatto. E Ecco. quello che riesco e che vedo anche qua su TikTok, che tantissime persone nel non sapere, quindi nell'ignoranza, ma nel verso buono, Certo. purtroppo si fa l'errore di lasciare un ruolo sbagliato al proprio cane, perché tendiamo molto a umanizzare tutto l'atteggiamento dei cani, noi umani tendiamo a umanizzarlo, quindi il cane sbadiglia, c'ha sonno, il cane si lecca il muso, c'ha fame, il cane si comporta in un certo modo, tac, anche lui non lo fa ed è quello un motivo. È totalmente sbagliato, Ecco, ok? facciamo un po' chiarezza. Esatto. Cosa succede? Che il cane comunica attraverso dei movimenti del corpo, quindi lo sbadiglio fatto. Magari la sera quando hai la televisione spenta, siete spalmati tutti e due sul divano, il cane sbadiglia
sbadigli anche te, allora lì sì, è un relax, un rilasciare un po' per noi, come noi, no? Rilasciamo la tensione, ci rilassiamo in totale. Se viene fatto invece in altri momenti, che può essere quando stiamo facendo degli esercizi col cane, quando il nostro cane sta giocando con un altro cane, quando incontra un umano, eccetera, lì il cane sta mettendo in pratica un segnale autocalmante, come A noi volte quando quando contiamo fino a 10. Cioè, c'è ah. un qualcosa che mi dà fastidio prima di reagire, conto fino a 10, mi autocalmo. Il cane fa la stessa Sì. cosa. Idem leccarsi il muso o scodinzolare, cioè tutti dicono: ah, il cane guarda, scodinzola, che carino, vado a fargli le coccole. Non c'è cosa più sbagliata, perché non è sempre detto che il cane che scodinzola vuole le coccole. Può anche essere un segno, stai in là. Quindi un segnale, Ma cambia il Iago, movimento? Iago, Cambia il movimento oppure è uguale? ma cambia, può essere più lenta, può essere più veloce, può essere come il mio cocker a elica, dipende molto, Bellina, no? sì. Sì. È difficile la lettura della coda del cane anche per noi educatori, quindi voglio proprio fare una cosa basica, nel senso il cane che scodinzola non è detto che sia felice di vederci o che accetti le Ecco. nostre coccole. Il cane cannusa per terra non è detto che sta fiutando una traccia, può anche essere, soprattutto in fase di gioco con altri cani, che sta cercando di calmarsi lui e calmare l'altro cane. Quando Ah, arrivano ecco. a un certo punto che sono troppo agitati, si devono calmare perché sennò si arriva alla rissa. Ok? Ah. Un cane equilibrato lo sa, quindi sta al gioco fino a un certo punto. Quando vede che poi il gioco diventa troppo esagerato, prima di arrivare a una zuffa, mettono in atto questi segnali calmanti, che Calmanti. sono sia per calmare l'altro cane, sia per autocalmarsi. Auto. E quando rientra il padrone in casa, è ovvio che quello è proprio gioia. Mentre quando magari è in mezzo a cani che non conosce, può essere anche tensione. Esatto, volevo solo ricordare che le famose feste che il cane ci Sì. fa quando arriviamo a casa, anche lì l'umano dice: che bello, l'unica soddisfazione che ho è quando arrivo a casa che il mio cane mi riempie di coccole. È vero, lo dicono Perché? tutti. Tutti. Perché umanizziamo il cane. Ecco. Il cane invece, per il cane, le feste è uno scarico di stress, tensione e adrenalina che ha avuto in nostra assenza. Ah, quindi più fa le feste in maniera esagerata Più e lui è più era in stato tensione. male. Ho Quindi, capito. se noi assecondiamo le feste del nostro cane, gli stiamo dando il messaggio: bravo, adesso io sono di nuovo qua, scaricati. Rick, cioè quando Ecco. sto via, sono via, è giusto che tu stai in tensione. No, il cane ci deve essere anche quando siamo via, tranquillo e rilassato, perché intanto noi torniamo. Quindi neanche salutarlo quando si esce? Salutarlo deve essere la cosa più semplice del mondo. Ciao Tato, vado, ci vediamo dopo. Via. No E via. coccole, no quell'amore, mi raccomando, fai il bravo e tutto, perché gli stiamo buttando addosso, come si suol dire, gli Ansia. Ecco. stiamo vomitando la nostra ansia. Quindi il cane appena esce inizia a pensare: perché questa era così ansiosa? Cosa sta succedendo? Cosa mi succede qua dentro? E parte la distruzione, parte il fare pipì in casa, parte l'allerta. Il non viversi casa sua con Anche tranquillità. abbaiare in continuazione, c'è una mia vicina che quando lo lascia, mamma mia, poverino, in Esatto. continuo. Quindi gli si vuol salutare. Ciao Tati.
come faccio io con i miei. Ciao Tati, ci vediamo dopo, torno. E si esce. Quando si entra in Ecco. casa, stessa cosa. Ciao Tati, tutto bene? Non li coccolo niente. Mi tolgo la Ecco. giacca, vado in bagno, eccetera. Quando loro si tranquillizzano, li chiamo e gli faccio io le feste. Ecco, io sbaglio clamorosamente. Perché quando entro in Normale. casa, sono peggio di loro. Cioè, è proprio una cosa che devo cambiare per forza, vedi? Vedi Sì, quanti perché quello sbagli. è proprio il fargli vivere la tua mancanza il più serenamente possibile. E quando a me mi hanno fatto la lezione proprio su questo, io andavo a scuola, avevo il mio Toto che aveva 18 anni. E quando il prof Marchesini appunto ci ha fatto la lezione, cioè io guardavo Toto, ce l'avevo di fianco. Con sti occhioni dicevo no, io non ce la posso fare. Cioè, per me arrivare a casa e vederlo contento di essere a casa, che io ero tornata a casa, era la cosa più bella del È mondo. dura, è difficile Il resistere. Marchesini mi ha guardato e mi ha detto: Ambra, prova una settimana, non ti chiedo di più. Se in quella settimana vedi poi il tuo cane che sta peggio, fai quello che, cioè, se vuoi tornare a fargli le coccole, fallo, lasciare che lui faccia le feste. Però ho detto, tu devi provare almeno una settimana. Ti dico, i primi 2 giorni, cioè mi sentivo il cuore spappolato, perché lui lo vedevo Anche che... perché lui è abituato e non Esatto. vedeva la tua reazione. Esatto. Io proprio come se il cane non c'era. Ciao Toto, mi spogliavo. Mi facevo il caffè, appena lui si tranquillizzava, lo chiamavo e gli facevo le feste. Io ti posso assicurare che nonostante aveva 18 anni, 4 giorni esatti dopo, io sono arrivata a casa, ho aperto la porta, lui era sul divano con la faccia tutta stropicciata, mi ha guardato con la codina, si è stirato come per dire: Toh, sei arrivata? Amore, ha fatto Capisci? E prestissimo. aveva 18 anni, quindi dici, Mamma mia. no. Quando io poi ho visto che lui era così tranquillo, che si stiracchiava tutto tranquillo, finalmente mamma sei tornata, io da lì ho detto, ok, ho sempre sbagliato tutto nella mia vita. Era stato anche bene prima, perché se era così rilassato. Però giustamente io inconsciamente, da umana, umanizzavo e gli vomitavo addosso la mia tensione del poverino deve stare in casa da solo mentre lavoro. Sì. Ed è sbagliato, perché il cane sa che tu torni. Però anziché stare lì a dormire con le orecchie così perché devo fare la guardia, o mi hai vomitato sta tensione perché devo stare, dormono, sono tranquilli. Quindi li vedi molto più tranquilli, dici wow. Wow. Che bello. Ma veramente. Ecco, quando si dice umanizzare, non è soltanto il vestitino, prenderli in braccio, quello no, è anche interpretare da umani certi loro atteggiamenti. Questo, Esatto. quindi anche quello che si fa in buona fede proprio. Adesso ho visto che c'è una nuova challenge, fare seduto al cane, che poi gli dici Ah tutte le sì! parole in rima con Sì! uto e il cane lo fa. È vero. Cavolo! Certo, ma perché? Perché se noi diamo il primo seduto al cane, è normale che lui seduto si siede, qualsiasi parola gli diciamo dopo che fa rima con uto, lui la mette in pratica. Io guardo il mio cane e gli dico caduto, cioè il mio cane non si siede. Ecco, Posso dire tutte le parole di questo mondo che finiscono che li fanno passare per po-u-pe-ru-po. sciocchi con quella challenge Capisci? Li fanno passare per robottini che hanno lì. solo alcune parole, perché è una challenger, ma vecchia scuola. Il cane non ha Ecco. cervello, allega solo alle parole il movimento. Non è così. Sì, perché fanno tenerezza, poverini, a vedere quella cosa lì fa tenerezza. È ovvio che se io anche io il mio cocker gli metto lì, gli dico seduto la prima volta e poi le altre parole che fanno rima con seduto, seduto lui si siede. Fate il contrario. Prima dite le altre parole
il cane non si siede perché non è la Non sua credo padrona. proprio. Capisci? Tra l'altro lo vedo fare anche con i border collie, figurati se un border collie sgamato com'è non sappia. I cani non sono così stupidi. Abbiamo trattato proprio l'altra settimana questo argomento qui. Questa è l'idea che aveva la vecchia scuola sul cane, che il cane era visto come un animale poco senziente, con un cervello piccolo, dove mettere delle parole il cane obbediva solo a quelle parole. Non è così. Il cane è tutt'altro, è molto più intelligente di tante persone, intelligentissimo, è ovvio che non capisce tutte le parole italiane, perché non può capirle, ma capisce quello che deve capire. Fa dei ragionamenti che alcune persone, barra uomini, donne, barra bambini, non fanno. Ragiona molto di più. Ecco, perché il suo modo di ragionare non è umano, quindi noi non possiamo rapportare la sua intelligenza alla nostra. Questo è un discorso che facevano appunto prima. Esatto, sono due modi di apprendimento totalmente diversi. Il cane tendenzialmente apprende tanto, diciamo un 70-80% per mimesi, quindi copiare un atteggiamento di un altro cane o un altro essere umano, quindi copia tanto. E la rimanenza impara per emozioni legate a quelle parole che vengono dette. Quindi, se l'emozione legata a quella parola è un'emozione positiva, il cane tende a rimetterla in pratica perché sa che c'è un qualcosa di bello legato a quella parola. Se su quella parola c'è un ricordo, un'emozione brutta, voi potete stare lì a lavorarci tutta una vita, che il cane difficile rimetta in pratica quel gesto e quell'emozione. Il cane è molto intelligente, è di un'intelligenza estrema, poi ovvio ci sono dei cani molto più svegli, più veloci a imparare rispetto a altri, imparano tutti, impara anche il vecchietto come il mio che aveva 18 anni, imparava ugualmente, è La ovvio che mimica, richiedono più capì? Perché tempo. loro copiano anche. Tendono a copiare, sì. Perché se vedono un atteggiamento che porta beneficio, zero sbattimento, guardo, lo faccio. Giustamente, ma come lo facciamo noi umani, eh? Cioè, noi Sì. facciamo la stessa identica cosa. Se c'è una fila e tutti fanno quella cosa lì, perché devo provare qualcos'altro? No, io Certo, continuo a fare quello che fanno loro. È la stessa cosa. certo, certo. Quindi, allora, prima era un po' più coercitiva, vero? Più che educazione, l'addestramento, perché non c'era proprio la vera e propria educazione, mi pare, 20 anni Era fa, così. coercizione. Meno era portato il cane a farlo, quindi era No, ritenuto anche meno. questo no, perché anzi, il lato bello e brutto allo stesso tempo del cane, e purtroppo chi ha fatto volontariato in canile lo sa molto bene, se un cane, tipo, a me è capitato di togliere dei cani a delle persone che non meritavano di avere quei cani, nonostante quei cani magari erano dei pastori tedeschi che pesavano 22 kg, quindi ridotti a ossa. Quando io ho dovuto togliergliela perché era una femmina Luna, il proprietario era un ragazzo tossicodipendente, quindi con problemi, io non sono riuscita a toglierlo. Ho dovuto chiedere a lui di accompagnarmi, diciamo, da dove era lui alla macchina, al furgone per portargli via il cane, perché lei, Non c'era nonostante verso. le botte, la fame e tutto, era ancora tanto legata a lui. Oh. Quello è il lato bello e il lato brutto del cane, che è il lato, cioè, sono fedeli fino alla fine, anche se prendo botte, tu sei il mio proprietario.
perché magari hanno provato solo quello, quei cani lì, non hanno provato altri proprietari, no? Quindi sono nati e Certo. cresciuti con mancanza di cibo, botte, eccetera, e per loro rimane il proprietario. Il fatto che la vecchia scuola, con metodi coercitivi, quindi con metodi non benevoli, perché usavano collare a strozzo, ma usato nel modo sbagliato, perché ti facevano tirare sul collare, che il cane era così, quando gli mancava l'aria, il cane, ovviamente, il sedere del cane andava giù, seduto, bravo. Io il collare a strozzo te lo metterei a te, detto proprio che era. Che poi anche noi educatori lo usiamo il collare a strozzo, perché va So che si usato, usa, ma sì. va usato su alcuni tipi di cani, cioè se io rischio la vita per educare un cane, è giusto che io il collare strozzo lo uso, perché voglio aiutarti e non voglio che mi mordi, però va usato Certo. solo in quei casi lì, non per insegnarti a stare seduto. E beh. Purtroppo la vecchia scuola era molto così, quindi il cane, coercizione allo stato puro. Che quindi c'è il collare a strozzo, c'era il collare elettrico, c'è di tutto e di più, perché il cane non è senziente, ti insegno le cose col dolore e il cane non le fa più. È normale che non le fa più perché ha male, è normale che non lo faccio più di andare lì. Però se si può arrivare Poverino. allo stesso modo a insegnarlo in un modo più gentile, perché no? Certo. Da quant'è che si è iniziato praticamente con il metodo più gentile? Guarda, io di preciso non te lo so dire, io so che il diploma l'ho preso nel 2011 e tramite la SIWA, appunto con Marchesini, e primi dei 2000, per di lì, che è Ecco, arrivato però l'approccio poco cognitivo. diffusa. Ecco, poco diffusa perché io non la conoscevo ancora, ad esempio. Adesso è un po' più conosciuta, all'epoca no, all'epoca via la coercizione è arrivato il metodo gentile, che gentile non c'era un tubo, perché comunque era No, sempre infatti. costruzione. Dopo è arrivato l'approccio cognitivo, che è quello che facciamo noi. Approccio cognitivo si chiama. Sì. Allora, dice, vediamo un po' che. Allora, vanno usati solo su addestramenti comportamentali su cani avendo tendenza aggressiva. Ecco, ne parlavamo l'altra volta di questi, Esatto. Allora, Rosanna. un cane aggressivo. Di queste razze potenzialmente, chiamiamole, no? Il cane aggressivo, ovvio, ha bisogno di un comportamentalista, quindi un veterinario comportamentalista che fa una valutazione e insieme a un istruttore o un educatore danno gli esercizi da fare a questo cane. Un cane che tendenzialmente è aggressivo. Non si può lavorare un cane aggressivo con l'aggressività, perché si va in Ecco, scontro. Capite? peggiora. Esatto. Quindi la vecchia scuola, che è quella che diceva, ok, sei un cane aggressivo, io ti faccio vedere che sono più aggressivo di te, non otteneva risultati. Infatti la maggior parte di questi cani veniva soppresso, perché dicevano che non si potevano riabilitare. A oggi invece ci sono tantissimi educatori, istruttori, veterinari comportamentalisti che facendo un bel lavoro di squadra stanno iniziando a reintegrare sul territorio, quindi in future adozioni, cani che sono arrivati a aggredire in malo modo i proprietari. Tu provi a mordermi, io ti ripago cioè cerco di farti capire che puoi arrivare a non mordermi avendo una relazione bella con me, di fiducia. Quindi non c'è bisogno di andare in competizione. Questo è fantastico perché tante vite, tra l'altro, si salvano così, eh. Il problema enorme, io quando vado a fare educazione a cani dove in famiglia ci sono dei bambini, per me veramente si apre ogni volta un mondo.
Perché i cani da leggere, una volta che impari a leggerli, sono semplicissimi. Il problema grosso è che l'umano non rispetta, vuole il rispetto del cane, perché il cane non deve salire sul divano, non deve salire sul letto, non deve fare questo, non deve fare quello, ma io sono umano, posso fare tutto. Ti posso prendere la ciotola, ti posso salire sulla cuccia, posso fare tutto quello che voglio perché tu sei il cane. Ecco, La cosa rapporto sbagliata. schiavetto, schiavetto padrone praticamente. Quindi, come noi chiediamo il rispetto al nostro cane, noi dobbiamo il rispetto a tutte le zone o le cose del nostro cane. Quando io vedo i bambini, che ci sono tanti genitori che lasciano che questi bambini gattonando o magari camminando, che sono magari un po' più grandini, vanno, la dico proprio fuori dai denti, a rompere le balle al cane mentre sta nella cuccia, me lì mi sale veramente la carogna qua, Ma è che pericoloso veramente. poi. E io quando gli dico perché permetti a tuo figlio di fare quella cosa lì? Ma perché mio figlio c'ha voglia di giocare col cane. Ok, però stai vedendo che il tuo cane non ha voglia di giocare con tuo figlio perché è nella cuccia, è nella sua zona di comfort, è tranquillo. Perché devi lasciare che tuo figlio vada a rompere le scatole al cane e poi arrivano a ringhiare, a morsicare, il cane va in canile? Vabbè, ma secondo te allora cosa dovrei fare? Guarda, se il cane arriva a ringhiare a un bambino, voi dovete allontanare vostro figlio, spiegargli che non si fa, guardare il cane e dirgli bravo. Mi guardano con gli occhi così, tu sei matta. Aiuto. No, no, perché? Perché il cane si è limitato a mostrare i denti o a ringhiare, non ha morsicato. Ha fatto capire al bambino e a te che quello che stava facendo è sbagliato. Se tu invece vai a sgridare il cane perché ha mostrato i denti a tuo figlio, il cane cosa dice? La prossima volta che si avvicina, non posso mostrargli i denti perché mi sgridano, mordo. Ho capito. È difficile da capire questo perché è tosto. E ti dico, chi ha figli e veramente mi guardano sempre con gli occhi da marziano e mi dicono: no, vabbè, ma te sei matta. No, perché come noi chiediamo rispetto al nostro cane, noi dobbiamo rispetto a lui. La sua ciotola è la sua ciotola. Quando è nella cuccia, va lasciato in cuccia. Vogliamo fargli le coccole? Lo chiamiamo che lui esca dalla cuccia. Se lui esce è perché vuole le coccole. Se lui rimane in cuccia è perché delle coccole in quel momento non le vuole. Ma non andate voi a rompergli le scatole nella cuccia perché è la sua zona di comfort. Ho capito, è molto chiaro. È difficile da far capire, ma è chiaro. Molto. È chiaro. So che è Ma difficile, lo però è so, fondamentale capirlo. ma qualcuno che lo capisce c'è? Perché è Sì, ci difficile. mettono un po', perché quando lo spieghi, io quando andavo poi a fare le prime lezioni, perché questo lo spiegavamo sempre nelle prime lezioni quando vedevamo dei figli, io guardavo il mio socio, ci guardavamo e andavamo a scommesse, questa non chiama più, perché... E invece lui magari diceva, no, vedrai, diamogli 4-5 giorni e ci richiama, perché tante ovviamente sparivano, perché non riuscivano a capire il punto del vis di vista del cane. Però la volta che lo capisci, quindi te l'ho detto, sedimenti, ci ripensi, pensi che quello che ti abbiamo detto è giusto, ci richiami e continuiamo. Un Perché è altro che molto lui. logico. Capisco che dirlo all'interno di una famiglia dove c'è un bambino piccolo stona. C'è anche il discorso del lavaggio della cuccia, no? E anche lì Eh sì.
L'umano cosa ma sembra tutto molto semplice, direi elementare, cose quasi spontanee. Ti posso assicurare, Valerio, che non lo è. È Ah, tutto tranne che elementare. vero? Una cosa importante che voglio anche dire, che è perché anche lì l'umanizzazione, questa roba orribile, dobbiamo lavare la cuccia del nostro cane perché puzza. Oppure il nostro cane puzza, perché l'umano deve avere tutto profumato. Allora, il cane tendenzialmente non lavatelo più di 2 volte l'anno, perché non Ecco. serve niente, niente, anzi, e se lo lavate usate shampoo, cosa senza alcol, perché l'alcol al cane dà un fastidio immenso, e se lo Ma a lavate cosa con stanno qualcosa, usandolo? Al naso o proprio alla pelle? A alla tutto dà pelle, al fastidio. pelo. Ecco. Infatti, se voi usate qualcosa a base d'alcol, uscite col cane la prima pozzanghera o la prima cacca di mucca, psh, perché gli dà proprio fastidio. La cosa migliore è il sapone di Marsiglia. Il buon vecchio sapone di Marsiglia va benissimo per lavare il nostro cane. 2 volte l'anno, non di più. Quando vogliamo lavargli la cuccia, sotto le zampe del cane, come abbiamo già detto, quando loro si fanno il letto, che scavano, Sì. girano, loro praticamente lasciano i loro feromoni che hanno sotto i polpastrelli nella loro zona comfort area, quindi nella loro cuccia, il loro odore di calma. Ecco. Quindi sparpagliano, devono proprio impraschare tutta la cuccia del loro odore, perché la devono riconoscere come la loro zona di relax. Se noi gli prendiamo quella cuccia e la buttiamo in lavatrice, il cane va in down, perché dov'è la mia cuccia? Più gliela mettiamo con degli odori di detersivo che il cane no. Oh, mamma, No. sì. Quindi, volete lavare la cuccia al vostro cane? Sì. 3 giorni prima mettete uno straccio, un asciugamano vecchio che non usate più sopra la cuccia, in modo che il cane la parte sotto prenda l'odore della cuccia e la parte sopra lui possa spalmarsi di nuovo. Dopo 3 giorni togliete la cuccia, la mettete in lavatrice, allargate l'asciugamano. Quando esce dalla lavatrice che la cuccia è asciutta, rimettete la cuccia con sopra l'asciugamano per altri 2 giorni. Odore, sì. Ecco. Che la cuccia riprenda un po' l'odore dei suoi feromoni. Ecco. Ok? Lì andate a fare un piacere al vostro cane, perché se no gli date un problema, perché lui deve ricominciare. Ammorbidente, detersivo, terribile. No, il cane proprio quegli odori lì non li regge, non li sopporta. Importante fare questo lavoro qua. Anche quando portate il cane magari in un asilo o in una pensione che voi andate in Ecco. ferie, lasciategli sempre, oltre alla sua cuccia, prendete una t-shirt che non usate più, la indossate 2 notti, andate alla pensione per i cani, lasciate la sua cuccia con quella t-shirt, in modo che lui non veda e non senta l'abbandono e il distacco. Perché in quella Ma abbia t-shirt c'è sempre il conforto il vostro olfattivo. odore, quindi rimane tranquillo, e c'è la sua cuccia, quindi il cane capisce che non deve avere paura che voi tornate. Ecco, beh, sono tutti escamotage questi che vanno conosciuti. Ultima cosa che vi dico, soprattutto, questo è molto importante, chi va spesso a fare passeggiate col cane, che lo libera. Ci sono tanti cani che si perdono, ok? Quindi la cosa importante qual è? Voi arrivate nel posto dove volete fare la passeggiata al cane. Non aprite il bagagliaio e il cane via. Quindi voi lo legate al guinzaglio, vi fate una piccola passeggiata fino a che il cane, maschio o femmina che sia, farà pipì.
Una volta che il cane ha fatto pipì, potete liberarlo. Ecco, Perché? questo è importantissimo, eh. Se per caso il cane non dovesse tornare, quindi perdete il cane, voi giustamente starete lì tutto il giorno a cercarlo, ma il cane è dietro una traccia, non si sa. Voi dovete rientrare in casa, benissimo, voi lasciate la vostra giacca, un qualcosa con il vostro odore nel punto dove, a fianco dove lui ha fatto pipì. Pensa, Andate pensa. via, tornate, che sia il giorno dopo, qualche ora dopo, 99,99 periodico il cane sarà in quel punto che vi aspetta. Ma questo è importantissimo sapersi, perché tante volte è successo anche a me quando ero in montagna, ma 20 giorni mi è stato via, 20 giorni ero disperata. Ma è importantissima questa cosa qui. Sì, perché? Perché il cane riconosce l'odore della sua pipì, sa tornare sulle sue tracce ed è per quello che noi dobbiamo vedere dove lui fa pipì, perché lui lì ci tornerà. Se lui tornando, quando noi siamo magari via, lui torna e sente che lì c'è una nostra maglietta col nostro odore, lui aspetterà lì. Se invece lui torna lì dove ha fatto pipì e non ci siamo, lui si mette a cercare. Perché dopo che si è svagato dietro a una pista, lui torna, tornano tutti in teoria, no? O lo tengono al guinzaglio, perché allora se non se è un posto sconosciuto dove tu vuoi uscire, è meglio tenerlo al guinzaglio a questo punto, se non fai Sì, questa se non ha un pratica. buon richiamo, eccetera, ci sta, però può anche essere che ti scappa il guinzaglio, quindi anche lì ti Ecco, scappa il cane con per la pettorina e il convenienza. guinzaglio attaccato, che non c'è cosa peggiore, perché se si aggancia in un ramo, veramente, il cane rimane lì, a meno che non riesca a sfilarsi la pettorina. Poverino. Quindi è fondamentale, volete slegarlo, ovvio deve avere un buon richiamo, però ci sta anche che la volta che ha un buon richiamo, sente la traccia di, che ne so io, e parte, se voi gli avete fatto fare pipì e sapete dove lui ha fatto pipì, andate via, lasciate lì di vicino la vostra giacca, una vostra maglietta, un qualcosa con il vostro odore, l'odore di casa, tornate, il cane sarà lì. È anche molto importante che il cane appena adottato, quindi che appena arrivato in casa vostra, fategli fare esperienze e tutto, ma non lo liberate mai, a meno che non è un'area cane chiusa, non lo liberate mai prima di aver che il cane sia in casa vostra da almeno un mese. Il cane in quel Riconosco. mese si deve abituare a voi. Si deve abituare alla casa, si deve abituare agli odori, deve capire che lì è protetto. Se voi lo liberate prima, io sento purtroppo tantissimi che adottano i cani 2 giorni dopo, ah, l'ho voluto liberare, Mia. sei ebete, perché il cane Mamma lì non mia. ti riconosce come nuovo proprietario, farà di tutto per tornare al canile dove era o nella famiglia dove era. Solo che purtroppo, qua al A nord, volte è tanti lontano, cani arrivano sai? dal sud. Sì. Quindi sono cani destinati a boh, li ritroveremo? Non si Oh. sa. Quindi per un mese almeno il cane non va slegato. Fate un corso per educare il cane al richiamo, perché è importante, si deve fidare di voi e viceversa. Se vuoi aggiungere qualcosa, cara, puoi Ma io aggiungerlo. penso che oggi vi ho già belli. Ma è stato bellissimo, perché è stata una full immersion, molto densa. E lo ripeteremo, questo lo ripeteremo, Perché perché sono ripetita aiuta. le cose più importanti da sapere. È ovvio che ho voluto dirvele tutte perché sono tutte importanti. Poi magari ci pensate, approfondiamo quello Sì, che più certo. vi ha colpito, però è giusto che ve le ho dette tutte È ora che subito, così. cantino un po', sai? Esatto. Perfetto. Perché continuo a vedere cani persi, cani Oh mi mio sanguina il Dio. cuore. I miei erano dei disgraziati che proprio facevano evasioni celebri, facevano dei tunnel apposta, proprio tunnel uno appresso all'altro. Una volta per la strada in montagna mi hanno detto: ma tu hai perso quei cani tipo
degli Aristogatti, sai, perché erano tutti così. Sì, sono miei. Allora poi andavo a riprendere, ma proprio una cosa, erano terribili. Erano Sì. veramente tremendi. Ora sono ben recintati, ben tranquilli e non succede più niente. Però i primi tempi sono stati dei Comunque, birbanti. il mio cocker è stato bello, uno dei cani più difficili che ho seguito, un cocker. Davvero, quello che hai Neanche adesso. i cecoslovacchi sono testoni come era lui. Con lui ho fatto veramente fatica, mi stavo per arrendere, lo ammetto, perché lui era uno spirito libero, lui era peace and love. Lasciami libero, torno, prima o poi torno. Nel suo No. mondo ideale sì, ma nella nostra società, hai capito. Allora c'è Infatti, speranza quindi per con la tutti. prima settimana che l'ho adottato, quindi andiamo a farci la passeggiata nel bosco e lui era proprio andava matto per i funghi. Qualsiasi fungo lui lo mangiava. No. Vagli a far capire, Iago, non mangiarli perché ti becchi quello velenoso e ci lasci le penne. Più gli dicevo no, No. più lui li ingoiava, pur di non darmi la soddisfazione di sputarlo. Ma guarda. Ne ho parlato a scuola, perché a scuola ho detto, ok, io ho lui, che adesso mi sta facendo diventare matta, perché prima o poi troverà la traccia del porcino che è velenosissima. Che faccio? Allora mi ha detto, guarda, prova a lavorare su questo e questo. Se vedi che non va, Ambra, devi comunque lasciare che come io, perché io lo ammetto, cioè il cane non va lontano dal padrone, io ero una ribelle e lui era un ribelle. Ah, E io ci eccolo. dovevo sbattere il muso. Quindi mi ha detto, se vedi che non serve, lascia che ci sbatta il naso. Ovvio, non andare magari nel bosco dove sai che ci sono le tracce velenose, ma va in altre zone finché ha trovato il fungo che l'ha fatto star male una settimana. Ah, l'ha trovato. Certo, ma è destino che prima o poi lo trovi. Per una Mamma. settimana non è riuscito, tutto quello che mangiava vomitava, quindi aveva smesso di mangiare. E io lo guardavo e dicevo: Iago, mi spiace, ma te lo sei voluto tu. Ha rischiato, eh? Ha rischiato Io grosso. ti dico, lo tenevo sotto controllo veterinario, aveva solo poi dopo una forte gastroenterite perché gli aveva scombussolato tutto, gli davo solo ferventi lattici, l'unica cosa che gli davo, però non era in pericolo di vita. Da quella volta lì non ha mai più toccato un fungo. Hai capito? C'è voluto proprio l'incidente. Ha dovuto sbattere il naso da solo, perché se no con me era in competizione. Mi dici di no, io lo ingoio. Ma guarda, E io ti ho sono fatto impegnata. sbattere la testa. No, no, lui è stato veramente vero testone. Mamma mia, ma che birbante combinazione da caccia, perché quelli da caccia sono un po' testardi. Giusto un pelo proprio. I cocker come Vieni. sono? Pazzeschi. Vieni, Iago. Amore, fammi vedere questo bel bambolotto. Oh, amore, ma sei così testardo, sei così bello. Sei così bello. Oh, ma com'è bello. Ma che capelli lunghi. Ma come Chiedo sei di bello. appuntare. Oh, bello. È ancora testardo o è più ragionevole? No, adesso con la vecchiaia, grazie a Dio, È è cambiata. migliorato. Ha messo giudizio. Un pelino. No.